Amici followers, bentornati in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di un argomento che di recente ho portato durante le mie live serali. Prima di iniziare, ragazzi, vi invito come sempre a lasciare un like e ad iscrivervi al canale. So che potrà sembrare ripetitiva la cosa, ma per me un like vale veramente, veramente tanto, perché è un modo semplice e immediato per mostrare apprezzamento per il mio lavoro. Inoltre, mi aiuta a capire meglio cosa può piacere in modo da migliorare i contenuti proposti. Ma bando alle ciance, partiamo con l'argomento di oggi. Nel corso degli anni passati mi sono reso conto di giocare sempre meno agli MMO, non perché quelli disponibili fossero di scarsa qualità, ma perché avevo visto un po' tutto quello che c'era da vedere. Nulla sembrava più nuovo e non trovavo la motivazione per accedere e giocare agli MMO che un tempo bramavo così tanto. Mancava quel senso di novità che compensasse la sensazione di vuoto che provavo ogni volta che guardavo, per esempio, un nuovo trailer di World of Warcraft. Questa consapevolezza mi ha spinto ad esplorare altri generi di giochi, cercando di soddisfare la mia sete di contenuti impegnativi e di nuovi mondi da esplorare, con meraviglie nascoste dietro ogni angolo. Da quando ho aperto questo canale, ma soprattutto per coloro che mi seguono dall'anno passato, sanno sicuramente che l'esperienza più appagante che ho portato ha riguardato appunto Baldur's Gate 3. Sì, certo, Baldur's Gate 3 non è un MMO, non è nemmeno un open world, ma coniuga perfettamente l'esperienza di sfida, RPG e crescita del personaggio sviluppato in una storia che da tempo desideravo sperimentare in un videogame. Quest'anno invece il panorama del gaming si è popolato di titoli particolarmente interessanti, come Enshrouded, No Rest for the Wicked e Helldivers 2, quest'ultimo molto divertente considerando l'aspetto cooperativo. Ciò nonostante, c'è un gioco in particolare che mi ha offerto esattamente ciò che cercavo in un MMO, ma, ironicamente, non è nemmeno un MMO. Sì, avete capito bene, il miglior MMO che ho giocato negli ultimi anni non è nemmeno un MMO, ma presenta tutti gli elementi caratteristici che rendono i giochi online così piacevoli per me. Wuthering Waves è un RPG anime a mondo aperto su larga scala. Ho giocato alla Closed Beta, e sebbene avessi apprezzato la qualità grafica e il gameplay, sentivo che il gioco mancava di elementi essenziali, un multiplayer solido e una ricchezza di world content, oltre ovviamente ad un framerate più stabile. Temevo quasi che mi trovassi di fronte ad un titolo tutta apparenza e poca sostanza, invece nell'ultima settimana sono rimasto completamente immerso nel gioco, dedicandogli diverse ore al giorno. C'era qualcosa di particolare che mi ha catturato profondamente e so che molti potrebbero pensare immediatamente: ah, ma non è un altro Genshin Impact? E comprendo perfettamente questo pensiero, davvero, ma questo gioco è molto più di un semplice clone di Genshin. All'inizio del gioco non si ha la possibilità di creare il proprio personaggio, un elemento fondamentale nel genere MMO. Questo può risultare un po' deludente, poiché la personalizzazione dell'avatar che ci accompagnerà per lungo tempo aggiunge profondità e coinvolgimento nel mondo e nella storia. Tuttavia, questa mancanza viene rapidamente dimenticata grazie all'ampia selezione di personaggi chiamati Resonators, che si possono reclutare. Va notato che questo è un gioco gacha, e solitamente non tratto giochi di questo tipo, ed essendo un gacha, la maggior parte dei personaggi si ottiene tramite acquisti con valuta reale o guadagnando valuta all'interno del gioco. Parlando invece dei modelli dei personaggi, risultano a parer mio superiori a qualsiasi altro anime MMO, sia passato che presente. La fluidità dei movimenti, la morbidezza delle azioni, soprattutto in combattimento, e le interazioni con il mondo sono straordinarie. Mentre si corre per raggiungere punti più elevati, si plana per coprire lunghe distanze e si fa parkour per arrampicarsi agilmente su tetti, sporgenze e scogliere, si ha una sensazione di libertà e immersione che manca proprio nei moderni MMO. Quando si gioca per esempio con Final Fantasy XIV, il mondo esiste principalmente come mezzo per spostarsi da un'area all'altra, offrendo paesaggi piacevoli mentre ci si dirige verso il prossimo punto della storia. In Wuthering Waves, invece, ci sono segreti dietro ogni angolo, materiali da raccogliere che si possono usare per potenziare i personaggi, forzieri che forniscono denaro, equipaggiamento ed oggetti, sentieri da seguire che portano ricompense, dungeon da completare, boss da uccidere e missioni secondarie da ignorare, o meglio, da fare. Il mondo sembra veramente vivo e pieno di scopo e significato. Questo non vuol dire che non ci siano delle hub o che il mondo non distinga da un punto A a un punto B per le missioni, perché è proprio così. Alcune missioni, specialmente quelle secondarie, ricordano molto ciò che si trova in un MMO. Uccidi X mostri, raccogli X oggetti, raccogli X fiori, eccetera, eccetera.
Per quanto riguarda la storia, è qualcosa di veramente cupo, un po' inquietante e, cosa più importante, un forte contrasto rispetto a ciò che viene spesso presentato negli MMO. Vi dico una cosa, ragazzi, a tratti mi ha ricordato un po' il mood narrativo di Death Stranding quando viene menzionato l'effetto che ha la pioggia nel mondo di gioco. Se vi chiedessi di nominare 5 MMO con una storia davvero buona e coinvolgente, probabilmente me ne nominereste forse 3. Final Fantasy XIV sicuramente, Guild Wars 2 sì, forse anche Star Wars The Old Republic? Parte di ciò che rende un MMO così affascinante, per me, che mi permette di essere veramente coinvolto nel suo mondo, è la sua narrativa. E Wuthering Waves è un gioco molto orientato alla narrativa. Ora, non sono avanzato abbastanza da poter dare un'analisi approfondita della storia, ma sto apprezzando veramente tanto quello che sto vedendo. Proprio come in un MMO, Wuthering Waves presenta personaggi che funzionano più o meno come classi, combattenti melee, personaggi con funzionalità da support e tiratori. Numerosi personaggi utilizzano lo stesso tipo di arma, ma hanno abilità uniche che li rendono diversi, dando l'impressione che ci sia una moltitudine di build legate all'aspetto visivo del personaggio. I personaggi hanno storie proprie e capitoli unici da giocare, offrendo una comprensione profonda di ciascuno di loro, e questo vi permette di affezionarvi ai vostri compagni, aggiungendo ulteriore profondità ad un gioco già molto complesso. Apprezzo molto il sistema di equipaggiamento di questo gioco. Nei tradizionali MMO si passano ore, giorni, addirittura settimane a cercare l'equipaggiamento migliore, solo per doverlo sostituire poi con la successiva patch, mantenendo il giocatore in un ciclo infinito. Questo mi ha portato a non apprezzare più i cosiddetti gear treadmills. Da un lato si può ottenere un'arma e, una volta trovata con le giuste statistiche, non sarà mai necessario sostituirla. Dall'altro lato ci sono gli eco, versioni speciali dei mostri che affronterete nel gioco. Questi possono includere mostri comuni o boss rari. Una volta sconfitti potranno essere letteralmente catturati come fossero Pokémon e li aggiungerete al vostro personaggio per incrementare le statistiche come attacco massimo, HP e probabilità di critico. Alcuni di loro funzionano persino come abilità che possono guarirvi durante la battaglia o colpire molti nemici contemporaneamente. In Wuthering Waves ogni elemento del gioco ha uno scopo, dalla raccolta casuale di fiori necessari per una missione o per potenziare un personaggio in futuro, al forziere che vi dà l'ultima quantità di esperienza necessarie per salire di livello. Tutto questo senza neanche parlare del combattimento, che è probabilmente il miglior combattimento in qualsiasi gioco gacha, con l'unica eccezione di Punishing Grey Raven. Il sistema di schivata, parata, la fluidità dei movimenti e delle abilità in Wuthering Waves sono assolutamente impeccabili. Non ho mai sperimentato un combattimento così in un MMO, il che è probabilmente più triste che eccitante, perché anche tra gli MMO in uscita non c'è un singolo gioco che abbia un combattimento così divertente o funzionale. Forse New World si avvicina, ma onestamente non lo so. Tuttavia, non potremmo paragonarlo ad un MMO se fosse solo un RPG per giocatore singolo, giusto? Bene, Wuthering Waves è compatibile con il multiplayer, permettendo a diversi giocatori di unirsi e perseguire un obiettivo comune. In conclusione, le differenze tra gli MMO e i giochi gacha come Wuthering Waves si manifestano principalmente nella struttura del gioco, nel sistema di progressione, nel combattimento e nella natura del multiplayer e nella narrativa. Sebbene condividano alcuni elementi comuni come i mondi di gioco estesi e la possibilità di giocare in multiplayer, le loro divergenze fondamentali offrono esperienze di gioco uniche. Wuthering Waves si distingue come un'evoluzione nel genere gacha, integrando elementi che potrebbero influenzare positivamente il futuro degli MMO. Offre un'esperienza di gioco più fluida, meno stressante e ricca di narrazione, fornendo spunti innovativi che potrebbero arricchire l'intera industria videoludica. Invito pertanto ad approfondire queste tematiche attraverso il video che ho dedicato al mondo dei giochi online. Ritengo che ci troviamo in un periodo di transizione e cambiamento degli MMO, e i giochi gacha potrebbero giocare un ruolo significativo nel migliorare l'esperienza complessiva dei mondi persistenti online. E con questo, ragazzi, il video di oggi termina qui. Vi ringrazio come sempre per la visione e scrivete pure nei commenti quali sono i vostri pensieri in merito. Se avete provato Wuthering Waves, o in generale se avete già affrontato il discorso dei gacha games. Noi, come sempre, ci vediamo alla prossima con nuovi contenuti. Ciao a tutti!